In primo piano l'emergenza Covid a Guardia Grele, dove tra i nuovi casi di positività molti sarebbero riconducibili alla variante inglese. Il 23 e 24 gennaio sarà effettuato uno screening di massa sulla popolazione, ma per saperne di più, la collega Antonella Micolitti si è recata con il collega Andrea Berardinelli proprio a Guardia Grele. Ci colleghiamo in diretta con la collega Antonella. Buon pomeriggio, ti vedo in compagnia di due ospiti, la linea a te. Sì, Gigliola, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori di RT8. Siamo a Guardia Grele e alle mie spalle il municipio. Vicino a me il sindaco Donatello Di Prinzio, che ringrazio, come ringrazio l'assessore alla protezione civile Vanuska Primavera, che tra l'altro è anche volontaria della Croce Rossa. Sappiamo tutti cosa è successo a Guardia Grele, questi Covid, appunto, di variante inglese, questi casi Covid che sono stati riscontrati su una popolazione poi di 8.800 abitanti, una vicenda che ha fatto il giro dei media nazionali e internazionali, tant'è che anche il Washington Post se ne è occupato. Sindaco, ma da dove è partito il tutto? Sì, grazie per l'attenzione che state dando alla nostra città, anche se è un momento particolare, serve anche per sensibilizzare i miei cittadini, ma penso tutta la popolazione. Da dove è partito? Non riusciamo a individuare perché dai comunicati che la ASL ci ha fatto della variante inglese che è arrivata ufficialmente venerdì scorsa, riguardano i contagi di dicembre. E a dicembre, vedendo un po' tutti i casi positivi, non abbiamo riscontrato persone, concittadini che avevano avuto contatti con residenti all'estero o familiari che sono tornati dall'estero. Pensiamo che sia un qualcosa che si sia spostato con un contagio di secondo livello, che poi inevitabilmente ha contagiato i nuclei familiari, che sono anche numerosi da noi, in un periodo particolare, che è il periodo natalizio, forse. Pur rispettando le regole, qualche contatto in più tra familiari ci sia e quindi abbiamo avuto questo elevato numero di casi positivi proprio a cavallo tra fine dicembre e inizi di gennaio. Il Washington Post ha fatto questa indagine che è durata parecchi giorni ed ha avuto l'anteprima della notizia perché ha lavorato più giorni sul territorio ed è uscita proprio quando abbiamo avuto noi il numero dei casi di positivi di variante inglese. A tutt'oggi i casi positivi Covid di variante inglese a Guardia Grele quanti sono? Notizia di ieri, 36, che sono sia di dicembre che di gennaio. Oggi di positivi a Guardia Grele sono 107 cittadini che sono positivi, di cui 36 di variante, ma non sono tutti attualmente positivi, perché quelli di metà, fine dicembre sono guariti, sono tornati normalmente nella vita normale come sempre. Oggi non ne sappiamo reali quanti ne sono, ma nel complesso 36. E con lei vorrei parlare di questo screening importante, test rapidi sulla popolazione il 23 e il 24 gennaio. Lei è sempre molto attivo sulla pagina Facebook, aggiorna la cittadinanza e invita i cittadini a sottoporsi allo screening. Sì, certo, è un qualcosa che avviene solo in 2 giorni purtroppo e quindi stiamo cercando di sensibilizzare al massimo i cittadini per sabato e domenica 23 e 24 gennaio, ma iniziamo già da prima con giovedì e venerdì alle scuole superiori per i ragazzi delle scuole superiori e tutti i docenti e gli addetti. Io invito tutti a partecipare, certo è che si possono creare anche momenti di assembramento che non deve essere, ma grazie alla collaborazione della Protezione Civile regionale che si è messa a disposizione, oggi sono qui nella nostra città a verificare gli spazi, penso che riusciamo ad avere un buon risultato finale su quello che è diciamo lo screening che si intende fare per bloccare gli asintomatici e cercare di attenuare il numero se non toglierlo definitivamente. Un appello ai cittadini a rispettare le regole per arginare i contagi. Sì, l'appello è sempre quotidiano, costante, a tutti i cittadini di rispettare le regole, indossare la mascherina, il distanziamento sociale, l'igienizzazione delle mani, è quello che dicono tuttora i virologi anche per la variante inglese, è uguale a prima come tipologia di contagio e di contatto.
ancora di più, più attenzione, usare una mascherina più performante, un FFP2, stare a distanza, non rilassarsi per dire a me non tocca, io sono immune. No, nessuno è immune, anzi ci aspettiamo proprio per questo caso che è successo da noi a Guardia Grele, che sia la Regione e sia il Governo possa dare una, dico priorità perché è brutto rispetto agli altri, ma come stiamo avendo un'attenzione per quello che è accaduto, abbiano un'attenzione per iniziare anche i vaccini sulla nostra città. Allora Sindaco, in bocca al lupo, speriamo insomma che si possa partecipare allo screening, lo ricordo il 23 e il 24 gennaio, lo screening della cittadinanza di Guardia Grele. Io ringrazio di cuore il Sindaco Donatello Di Prinzio e grazie anche Vanuska Primavera perché avete il vostro bel da fare, per ulteriori aggiornamenti naturalmente noi ci siamo. Se non ci sono domande da studio, Gigliola, io ti restituirei la linea.